Si è svolta a Francavilla la terza edizione della Michettiana, la mezza maratona e camminata sportiva, agonistica e non. Tante le partecipazioni alla kermesse sportiva che ha visto tantissimi atleti e appassionati abruzzesi, italiani e anche stranieri. Nella categoria 10 km per la femminile vince Alessia Righetti della SD Team Pisano con un tempo di 42 minuti e 55 secondi. Sempre per la 10 km categoria maschile ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è Leonardo Di Giacomo della SD Tribù Frentana con un tempo di 40 minuti e un secondo. Per quanto concerne invece la 21 km, la categoria femminile si aggiudica il primo posto Verity Claire Okenden. L'inglese della SD Runners Chieti ha compiuto il percorso in 1 ora 17 minuti e 48 secondi. Per quanto concerne invece la categoria maschile, senza storia, Lorenzo Dell'Orefice vince con un tempo di 1 ora 10 minuti e 20 secondi per portare dunque il successo alla sua società ASD Aterno Pescara. Le parole dei protagonisti e dell'organizzatore Claudio Coccia. No, infatti, vincere è sempre una grossa Allora, soddisfazione vediamo per chi noi risponde per atleti, questa domanda. perché comunque ti ripaga di tutto l'impegno che metti in Qual è allenamento. la Quindi vostra radio sono molto preferita? soddisfatto, come sempre. Una vittoria, come dici tu, è sempre da Allora, la celebrare, è signorina sempre una lasciamo fuori, bellissima cosa. grazie per Sì, avermi è la seconda mezza maratona che invitato. Complimenti faccio all'Antonio Ruggero e il in primo questa classificato stagione. Lorenzo È fatto un Dell'Orefice. po' Dici pure un come pochino cosa ti senti allenamento, dopo questa diciamo, maratona perché realizzata. sto preparando la stagione di cross e vorrei essere molto forte a gennaio. Io sono qua per studiare e quindi mi alleno pure perché faccio triathlon. E quindi come allenamento invernale qualche podistica è un'ottima cosa. Oggi un ottimo risultato. Ho iniziato ad allenarmi da poco e direi che come prima garetta è andata bene. Mi sono divertita, nonostante il vento forte. Bellissima gara, per fortuna è uscito il tempo. Abbiamo corso veramente bene, Francavilla è tutta pianeggiante. Ho approfittato, ho fatto la 10 km perché vengo da qualche infortunio, non ho fatto la mezza. La concorrenza non era alta, ho vinto. Per fortuna è andata bene. Dai, dai, alla fine è andata bene. Le previsioni non erano così ottimistiche, ma alla fine siamo riusciti ad avere anche una bella giornata Aspetta, arrivo di subito, sole, nonostante tutto. E una bella partecipazione, oltre 250 partecipanti. Io li ringrazio tutti personalmente, ad uno, molti provenienti da ogni angolo d'Abruzzo. E in questa edizione abbiamo avuto anche delle presenze straniere, quindi un evento. Sì, assolutamente, è una giornata di sport e quindi quando si fa sport nella vita è sempre bello e non è il tempo sicuramente che ferma la tenacia e la forza di questi atleti. Dicevo prima, fino a ieri, l'altro ieri eravamo in piena estate, ieri è stato il tempo un po' più brutto, però oggi diciamo che c'è la possibilità di fare questo evento, la Michettiana Running, che ormai è diventata quasi un'istituzione come evento qui a Francavilla, per cui siamo felici e onorati di patrocinare questo evento.